prossimità e comunità. Sono le parole chiave di Conad Adriatico che in un momento difficile legato all'emergenza sanitaria assumono ulteriore contenuto. Da circa un mese la cooperativa di commercio al dettaglio è presente a Macerata in zona Collevario con già ottimi risultati. È iniziato un periodo di grandissima complessità commerciale e ci troviamo in una nuova realizzazione che Conad ha fatto all'avanguardia a Macerata in via Verga. È un supermercato di 1500 metri quadri che è stato completamente riposizionato commercialmente e merceologicamente per il pubblico di questa importante città. Noi oggi abbiamo a che fare con oltre 5 tipi di generazioni che ha esigenze, gusti e ricerca all'interno di una spesa completa una sensazione o un'esperienza che è molto diversa rispetto al passato. Questo negozio è all'avanguardia per soddisfare queste esigenze e presenta una serie di reparti e di esperienze che sono uniche nel loro genere. Il primo reparto è un negozio nel negozio, un shop in shop nel reparto ortofrutta. È una gastronomia di frutta e verdura dove vengono proposte tantissime lavorazioni per una spesa veloce e per esigenze salutistiche di ogni tipo. Questo corner di appena 5 metri quadrati contiene anche una macchina molto innovativa che serve per pulire e tagliare l'ananas esattamente in un minuto, offrendo un prodotto già preparato e pronto all'uso per il cliente, che è una novità assoluta. Altra novità è all'interno della pescheria, dove noi abbiamo fatto un importante reparto di pronti a cuocere e di prodotti marinati. L'assortimento che esprimiamo è molto evoluto e molto particolare per aiutare l'esigenza della nostra generazione X, che è quella che ha sempre meno tempo di stare ai fornelli e che quindi cerca un prodotto che è completamente certificato, garantito, ma preparato e pronto all'uso per essere cucinato. Sushi, grande novità a Macerata, non esisteva un punto vendita che inseriva un corner all'interno. La collaborazione fra Conad e Sushi Gourmet è una collaborazione che dura da tempo, che è consolidata nel tempo e insieme abbiamo costruito questa esperienza. A distanza di solo un mese dall'apertura di questo punto vendita completamente rinnovato, il successo è stato veramente sorprendente. Nelle carni raccontiamo l'esperienza dell'inserimento di una teca e di una situazione di frollatura di carne molto particolare. Questo punto vendita, che è il primo di una lunga serie, usa esclusivamente carni italiane, totalmente italiane, quindi dall'origine all'allevamento fino alla macellatura. Questo aspetto qualitativo ha fatto sì che la risposta è stata eccezionale, perché in questo momento così particolare che viviamo la ricerca di un cibo 100% italiano è molto importante. Tra le novità di questa piazza bellissima del fresco, che sembra di stare in un mercato, c'è quella della prosciutteria. Il nostro esperimento è stato quello di inserire all'interno del classico reparto dei salumi e formaggi una specializzazione importante con oltre 15 tipi di tagli di prosciutti, tagliati a mano di qualunque tipo e di origine, non solo marchigiana ma di tutte le eccellenze enogastronomiche italiane. La cucina e la gastronomia, che ormai è un motivo, no, di distintività all'interno dei supermercati, qua ha una particolarità, una specie di record. Tutti i giorni offre più di 32 tipi di pietanze primi di qualunque natura e quindi c'è un assortimento e una possibilità di scelta che in questo momento, dove la ristorazione, no, non c'è e quindi non c'è la possibilità di pranzare fuori casa, è un'ottima alternativa per chi vuole avere un menù sempre fresco e raggiante. Il punto vendita ha nei prodotti del territorio, nella convenienza dei bassi fissi di Conad, cioè nei bastioni del commercio di Conad, la sua ulteriore conferma, e questo è rappresentato, spiegato e raccontato nel migliore dei modi con una nuova comunicazione che aiuta il cliente facilmente a fare una spesa conveniente, intelligente, veloce e sicura. Ultima nota, sono due aspetti. Uno è quella legata ad un amore di Conad che sta crescendo sempre di più, che è quello dei vini.
l'enoteca, che possiamo chiamare e definire correttamente enoteca, è stata costruita all'interno del supermercato con un aumento di etichette molto ampio all'interno del territorio marchigiano, ma soprattutto maceratese, no? Luogo dove è insediato il supermercato. Questo aspetto è stato uno dei più grandi successi. In questo mese non credevamo mai di avere questi risultati nella vendita dei vini, anche molto premium, molto pregiati, di etichette particolari, molto legate al territorio dove siamo. Il supermercato Conad di Via Verga, finalmente, dopo questa ristrutturazione, offre un servizio in più, che è quello di un'apertura ancora più ampia alla sua clientela per fare la spesa in maniera comoda e soprattutto sicura, tenendo aperto tutti i giorni orario continuato dalle 8 alle 20, ma anche la domenica, aperto tutto il giorno, compreso il pomeriggio. Progetti di sviluppo importanti sono quelli legati alla realizzazione di un punto vendita di questa metratura, leggermente più grande, sarà di circa 1600 metri quadri, e di proprio imminente apertura, inaugurerà il 3 di dicembre, giovedì prossimo, costruito e concepito come questo, con le stesse caratteristiche di esperienza di spesa, a Civitanova Marche, in via Zavatti. Vi aspettiamo a questo prossimo appuntamento con Cronache Maceratesi. Buona spesa a tutti.